ragazzi, allora oggi un nuovo video, get ready with me, chiacchiericcio con voi. Sto filmando un sacco di video perché sono veramente felicissima del vostro affetto, del vostro appoggio. Voglio anche ringraziare tutte le ragazze che mi hanno riconosciuta al Cosmo Prof, e erano tantissime, cioè mi avete rapita ad un certo punto e è stato fantastico veramente, anche Tomas è rimasto, quindi voglio ringraziarvi tanto. Questo non è un video qualunque perché è in collaborazione con Kiko e vedrete che questa è la mia collezione preferita di Kiko di tutti i tempi, poi vi renderete conto del perché. Per i prodotti che io vi giuro sono stati studiati appositamente su di me, perché tutti i prodotti di questa collezione gridano Nicole ai 420. Scrivetemi se non è vero, scrivetemi se non è vero. Questa collezione si chiama appunto Less is Better. Ci sono un sacco di prodotti pazzeschi, in particolare mi sono innamorata della palette di ombretti che è con cui appunto ho creato questo smoky marrone. Io amo gli smoky marrone, ve l'ho ripetuto per tutto il video. Altra cosa che io adoro, forse il prodotto che più preferisco di questa collezione, è il rossetto matte liquido estremamente naturale di questo nude rosato, è bellissimo, cioè io ci sono rimasta. Quindi bando alle ciance, l'altra cosa che volevo farvi vedere è questo fichissimo, questi sono alcuni dei prodotti della collezione, ma cosa fichissima volevo farvi vedere è questa che è la pochette, il beauty case disegnato da Super Duper, perché ogni collezione di Kiko di questo lancio è stata disegnata appositamente da un artista e lui si chiama Super Duper, ma la Less is Better è pazzesca per i prodotti che ha e per questa figata di questo beauty case con questo liquido, insomma, che si gira. Io sono fissata con queste cose, quindi veramente ragazzi, ragazze, fatemi sapere che cosa ne dite di questo trucco che è perfettamente Nicole style. Come al solito questo video chiacchiericcio, quindi chiacchiereremo insieme di tantissime cose, svelerò qualche cosina e sfateremo altri miti e altri gossip che si stanno girando su YouTube. Quindi vi mando un bacio grandissimo, vi voglio un bene infinito davvero, cioè io vi adoro, un bacio grandissimo, vi lascio il tutorial, a presto, ciao. Inizio con il Less is Better, questo è un illuminante fluido ma ha anche un po' di coprenza, quindi io vado ad utilizzarlo oggi come un fondotinta. Notare che la 01 è anche particolarmente chiama, si chiama Gentle Champagne ed è il mio colore fantastico, perché sapete quanto io abbia difficoltà nel trovare colori così chiari perché sono un fantasmino. Quindi intanto volevo parlarvi del video sulle prove abito da sposa, che credo sarà già online quando vedrete questo video, se riesco a parlare, che mi impapero sempre. Vi ho fatto vedere l'anteprima, insomma un pezzetto del montaggio di cui tanto avete scritto: oddio, ma Tomas ti verrà con il vestito da sposa, ma stiamo scherzando, scandalizzate. No, ma proprio però, insomma, volevo solo puntualizzare il fatto che non vedrete ancora, né voi né Tomas, il vestito che ho scelto, che penso proprio sia quello giusto, quindi ve lo lascerò come sorpresa fino alla fine, proprio fino al matrimonio, quindi sia per voi che per Tomas, quindi siete nella stessa barca, né voi né lui lo vedrete, ma appunto in quel video si vedono tantissime diverse prove di altri abiti che non è che non includono l'abito che ho scelto. Spero si sia capito quello che volevo dire. Comunque questo è appunto il discorso, sono stata naturalmente attenta a tagliare fuori le scene in cui provavo l'abito che poi ho scelto, perché non voglio che si veda, non perché io sia scaramantica o io creda nella sfiga eccetera, ma era solo così per rispettare la tradizione. Nel frattempo applico sulle labbra la lip base. Come sapete, quando inizio a fare la mia base mi piace applicare la base labbra, così le labbra saranno ben preparate quando andremo ad applicare il rossetto a fine tutorial. Quindi semplicemente applico la mia base, che è trasparente, quindi non rischiamo di sbagliare. Che tra l'altro mi sono macchiata anche i capelli, naturalmente potevo non fare qualcosa di ciompo io in questo video, assolutamente no. Poi vado a prendere l'Invisible Touch, questa è una cipria trasparente, sapete che da un po' sono letteralmente fissata con le ciprie trasparenti e con il baking, quindi anche oggi andremo ad utilizzare la nostra cipria trasparente sotto agli occhi in modo molto molto abbondante. Stendo sempre con una forma triangolare
sotto l'occhio, quindi così. Per adesso lasciamo così, vado a prendere un pennello un po' più ampio, questo solito pennello di cipria, e vado ad applicare la stessa cipria, però prendendone molta molta di meno su tutto il viso. Vado a stendere anche quella che abbiamo applicato sotto gli occhi. Ora passiamo al contouring. Non posso uscire senza contouring, altrimenti mi vedo tipo un pesce palla. Non so se capita solo a me, ma se siete abituate a fare il contouring, è vero che prima di farlo, cioè quando non hai contouring, ti senti una specie di pesce palla. A me succede, tipo quello. Prendo sto sguardo, boh, lasciamo stare. Allora vado a prendere la Flawless Fusion. Questa è la numero 04 ed è appunto una terra opaca chiara per la mia carnagione. E vado con il mio pennello a ventaglio, come al solito, che Tomas chiamerebbe, come l'ha chiamato? Dio, non mi ricordo, l'ha chiamato una roba tipo il mio pennello largo, il mio pettine largo, fantastico. Che tra l'altro io nella live ve l'ho detto, ma voglio ringraziarvi nuovamente perché lo avete reso felice con i vostri commenti, vi era tanto tanto contento che il video vi sia piaciuto, insomma che sia stato così divertente, ce lo siamo visto anche noi almeno 10 volte, quindi insomma fa tanto tanto piacere, perché Tomas, lui non lo vuole ammettere, però è molto timido nei video, lui si presta sempre molto, è sempre molto contento quando gli dico di, non lo so, di apparire in foto, di fare qualcosa in un video eccetera, è sempre molto felice, non mi dice mai di no, però è un po' timido e si trova un po' in difficoltà perché lui naturalmente non fa parte di questo mondo make-uposo che invece appartiene a noi. E quindi è un po' impacciato a volte, però se mi sente si arrabbia perché lui non vuole che io dica che è timido eccetera, però nei video lo è, e quindi dovete immaginare insomma la sua sorpresa quando ho letto tutti quei commenti che gli avete lasciato, che ci avete lasciato, del video che vi è piaciuto. Insomma, naturalmente sto parlando del video in cui Tomas ha fatto il voice over, e intanto mi avete chiesto di farne un altro, quindi vedremo, magari faremo una nail art con doppiaggio by Tomas, non lo so, vedremo. Adesso vado a fare un po' di contouring anche al naso, perché noi donne vediamo sempre il nostro naso come se fosse gigantesco, non so perché, ma io me lo vedo enorme, tipo una patata gigantesca, e vado a stendere la terra ai lati sulla fine del naso, così, e poi un pochino anche sotto per alzarlo un po'. Questo è un trucchetto molto valido se vi vedete il naso, non lo so, troppo lungo, se avete questa parte troppo accentuata, io la odio, quindi applicando la terra sulla parte sotto alziamo un po' il naso per effetto ottico. Ok, ora che non siamo più dei pesce palla, andiamo a prendere il nostro blush. Questo è il Less is Better ed è un cream blush. Io ho il numero 01, che è questo rosa, lo chiamerei un rosa antico, molto molto naturale. Non salgo troppo con il blush. Ho notato che una volta facevo l'errore di andare troppo troppo in alto con il blush, e questo ti rimpicciolisce la faccia e rende un po' inutile il contouring. Che cos'è sto coso che mi sono appiccicata addosso? Ok? E continuo un po'. Questo, come vedete, è molto naturale, molto sfumabile, quindi anche se ne mettete un po' più del necessario non c'è problema, perché non vi fa effetto carnevale. E tra l'altro per carnevale è stato tipo il primo anno che non mi sono vestita in maschera, a parte in Olanda, perché quando abitavo in Olanda non ci si vestiva, nel nord dell'Olanda, nel sud sì, ma nel nord no, quindi quest'anno invece non mi sono vestita, non ci siamo vestiti perché Tomas non è stato benissimo con il ginocchio, quindi non abbiamo avuto tante opportunità per girare vestiti di carnevale. E volevo sapere se voi vi siete vestiti di carnevale, se nella vostra città, nel vostro paese si festeggia, e soprattutto voglio sapere da cosa vi siete vestiti. Altra cosa volevo chiedervi, siccome ci è piaciuta tanto, perché è piaciuta a voi ma è piaciuto anche tanto tanto a me farla la diretta, voglio sapere se se ne volete altre, e soprattutto con quale frequenza dovrei fare le dirette. Io pensavo tipo una volta al mese, ditemi voi se è troppo, troppo poco, se può andare bene, insomma fatemi sapere tutto nei commenti, sapete che sono molto molto più attiva adesso nei commenti, mi piace rispondere, insomma mi prendo sempre del tempo proprio apposta per rispondere ai commenti, quindi qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, scrivetemela sotto nei commenti e riceverete una risposta. Non voglio prometterlo, ma
faccio del mio meglio per rispondere a tutte le domande e metto sempre like, cuoricini. C'è questa cosa di YouTube adesso di mettere cuoricino ai commenti che ti piacciono e tipo io non clicco più like, cioè do solo cuoricini. Bene, ora passiamo alle sopracciglia. Uso la Precision Eyebrow Pencil. Questa è nella tonalità 4. Non volevo quella più chiara perché mi piace avere le sopracciglia un po' più scure. Oltre al fatto che va di moda, le mie sono proprio abbastanza folte, quindi non posso usare una matita troppo chiara. E vado a stendere la mia matita, come ben sapete, riempiendo i buchi delle sopracciglia. Quindi vado prima sotto a come disegnare una linea per delineare per bene la forma e poi stessa cosa faccio sopra la parte iniziale del sopracciglio, non la riempio come il resto, quindi voglio che sia un po' più naturale come effetto. Guardate la differenza tra uno e l'altro sopracciglio, oddio, terribile. Quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte. Ora dall'altra parte della matita, come vedete, c'è il pettinino. Come sempre vado a pettinare le sopracciglia verso l'alto, così vado anche a sfumare un pochino la matita, oltre che a renderle un po' più ordinate. Poi prendo l'eyebrow wax, quindi la cera per sopracciglia. Amo questi matitoni con la cera per sopracciglia perché fissano la matita in modo eccellente e altrimenti mi sparisce come durante il giorno. Poi la sera vedo che non è come quando l'ho applicata la mattina, quindi in questo modo, e poi va ad appiattirmene perché io ho le sopracciglia super folte, cioè non potevano essere i miei capelli così, no! Ho i capelli che a malapena si vedono e non hanno volume, ma le sopracciglia tipo boscaglia, quindi top! Non ho applicato il correttore perché mi sono completamente dimenticata, ma vado ad applicarlo adesso. In ogni caso, sopra la cipria trasparente si può applicare anche un altro prodotto in crema, per fortuna, e quindi lo stendo come sempre sotto agli occhi, tipo triangolone, forse ho esagerato, mettiamo un po' anche qua, sotto il mento. Ok, la base è completa, quindi passiamo agli occhi. Vado a stendere la Neutral Eye Base, la base, il primer per occhi, che è anche il color carne. Sapete che il primer che preferisco sono sempre color carne perché ho sempre le palpebre un po' arrossate, eccetera, quindi questo mi aiuta ad azzerare il colore. Ah, altra cosa, mi stanno venendo in mente un sacco di cose, poi che faccio quando mi trucco. Mi è venuto in mente il fatto che molte di voi mi abbiano detto: oddio, ma cos'hai quelle macchie gialle sugli occhi, eccetera, eccetera. A parte che si vedono molto di più in videocamera che dal vivo, perché ho una luce bianca, sparafresciata, che le fa sembrare più gialle, ma sono andata da diversi dermatologi, le ho sempre avute, non so se non si notassero prima, appunto quando avevo una luce diversa, infatti avete iniziato a vederle quando ho messo questa luce, praticamente sono solo delle discromie, non mi ricordo come si chiamano, sono soltanto delle macchie della pelle, ma non è assolutamente niente di grave, che voi vi preoccupate per la mia salute, non vi preoccupate, e vi garantisco che non si vedono così dal vivo in realtà, quindi tranquille perché è fantastico, perché qualsiasi cosa voi vi preoccupate un sacco per me. Quindi ok, adesso abbiamo steso la base, possiamo passare agli ombretti. Questo secondo me è un po' il punto forte di questa collezione, perché è la palette di ombretti e io mi sono innamorata di questa palette di ombretti perché è perfetta per realizzare uno smoky sui toni neutri, sul marrone, che poi sapete che è il mio trucco to go da tutti i giorni. Questa, e poi anche il packaging è molto carino con queste striature rosa. Questa si chiama Less is Better Eyeshadow Palette ed è appunto di queste tonalità. Vado prima ad applicare la cialla, l'ombretto più chiaro su tutta la palpebra, sopra alla base che abbiamo appena applicato. Poi con un pennello per la piega vado a prendere questo color pesca della mia palettina. Lo stendo sopra alla piega, quindi non all'interno della piega ma sopra, e sarà un po' il nostro transition color.
Ora cambio colore e vado a prendere questo marroncino. Questo, a differenza degli altri colori che useremo, è un po' satinato. Con lo stesso pennello vado a prelevarlo e vado ad applicarlo sotto il color pesca, quindi proprio al centro della mia piega. Un'altra cosa che volevo chiedervi, un parere o capire se siete interessate o no, vado a prelevare anche un pelino di questo colore un po' più scuro, opaco, in modo da, giusto un pelino, in modo da rendere il colore un po' più scuro. E voi lo sapete che io ho la fissa per lo slime e per tutte queste cose, si chiamano malleabili, cioè faccio cose, ecco, io ho la fissa per queste cose da sempre. E grazie a internet ho scoperto che non sono l'unica ad avere questa fissazione, quindi volevo capire se potrebbe interessarvi un video dedicato alla creazione dello slime fatto in casa, perché ho un sacco di idee ed ho ordinato i prodotti per crearlo, quindi però ho pensato, cioè io volevo farlo per me così, però ho pensato che forse potrebbe interessare appunto fare un video su come creare lo slime fatto in casa. Fatemi sapere, perché lo faccio di sicuro se mi dite di sì. Ora sulla palpebra mobile invece vado ad applicare questo, che è il marrone più scuro ed opaco presente nella palette. Forse lo mischio un po' a direi a questo, lo mischio un po' al color pesca in modo da renderlo un pochino più caldo. Lo stendo appunto sulla palpebra mobile, ma non vado proprio fino all'angolo interno, perché ho notato che questa cosa mi chiude molto l'occhio, quindi stendo diciamo fino all'inizio delle ciglia. Vado a prendere un altro pennello e prelevo questo colore, che è un marrone di media intensità diciamo, e lo stendo, o medio marrone come direbbe Tomas, e lo stendo nella piega. In questo modo vado anche a sfumare tutti i colori assieme. Ora prendo il pencil brush e vado a prelevare il marrone scuro. Lo stendo lungo le ciglia inferiori, più o meno a tre quarti, perché poi andiamo ad applicare un marroncino un pochino più chiaro. Ora vado a prelevare il marrone, il medio marrone di poco fa, e lo applico sulla restante parte delle mie ciglia inferiori. Ora prendo la Lasting Precision matita marrone scuro e vado a stenderla lungo le ciglia superiori e all'interno della rima interna. Come al solito sto attenta ad andare molto sottile, specialmente nella parte iniziale dell'occhio. Qui, per farvi sapere, c'è la mia fedele assistente alle riprese, Gatta Stellina, che sta sul divano del mio studio e dorme proprio tipo Ghiro durante tutto il video. Lo sapete che a volte russa? E la sento dall'altra parte della casa russare, povera Gatta Stellina, ma è diventata anziana, perché dovete sapere che quest'anno a luglio fa 8 anni Gatta Stellina. Ora, mascara naturalmente in modo molto abbondante sulle ciglia inferiori. Voi sapete che insomma non mi faccio mai mancare chili di mascara sulle ciglia inferiori. Questo è il Luxurious Lashes, in questo packaging dorato molto molto carino. Anche qui notare le facce assurde che faccio quando applico il mascara. Io non fateci caso. Una cosa importantissima che manca è l'illuminante. Prima di passare alle labbra userò come illuminante questo, che è in realtà un ombretto in stick, ma è, si può usare appunto naturalmente sulla palpebra, ma a me piace usarlo anche in altre parti del viso per illuminare lo sguardo, appunto perché è super super luminoso, e si chiama Less is Better Long Lasting Stick Eyeshadow, e vado a stenderlo sotto l'arcata sopraccigliare. Lo sfumo con i colori che già abbiamo sugli occhi, poi ne metto un pochino sulla punta del naso e un po' sull'arco di Cupido.
Ed ora, secondo voi, cosa manca per completare questo look? Cosa dovrò stendere sulle labbra, secondo voi? Provate ad indovinare, indovinato? Ebbene sì, se avete risposto rossetto, opaco, liquido, avete indovinato. Cosa avete vinto? Non lo so, avete vinto un bacio dal gatto Denver. E naturalmente sì, si tratta di un rossetto opaco con il packaging rosa, quindi c'è, cioè, meglio non poteva essere. Ed è il appunto il Less is Better Matte Lipstick, che è di questo color nude fantastico. Io, con qualche rara eccezione, sono tipo 3 anni che indosso solo rossetti liquidi opachi o rossetti opachi comunque, quindi andiamo a stendere questo bellissimo rossetto nude. Nel frattempo la nostra base labbra ha già fatto effetto ed ha già idratato per bene le labbra, quindi sono prontissime per il rossetto opaco. Bellissimo, cioè io voglio anche gli altri colori di questo rossetto, è fantastico. Altra cosa volevo menzionare, approfittiamone, visto che è un makeup tutorial chiacchiericcio. Intanto mi avete detto, ovvero alcune mi hanno detto, ma sì, ma tu ti sei rifatta tutto il viso, sei completamente diversa. Allora, se sono completamente diversa dai primi video è perché naturalmente sono cresciuta. L'unica cosa che ho cambiato, voi lo sapete bene perché ho fatto un intero video a riguardo, io non nascondo niente alle mie follower, se mi fossi rifatta qualche altro pezzo di viso avrei fatto il video dedicato, però ho fatto il filler al labbro superiore, filler che se ne va dopo 4, 5, 6 mesi, quindi questo è tutto quello che ho fatto. Non ho rifatto gli zigomi, non ho rifatto il naso, ne ho lette di ogni veramente, quindi volevo smentire categoricamente. Ciò non significa che io magari in futuro non faccia qualcos'altro. Quindi questo mi sa proprio che è il risultato finale, ragazzi e ragazze. Spero che questo trucco piaccia a voi quanto piace a me. Oggi veramente non riesco a parlare. Io vi ringrazio tanto per l'affetto e l'amore che mi trasmettete sempre. Non dimenticate che vi voglio un bene infinito. Se mi vedete per la strada, ricordatevi sempre, venitemi ad abbracciare, che a me fa super piacere. Ma vi mando un bacio gigantesco e un mega abbraccio, che vi voglio bene. Ciao!